nessun episodio. Cioè di essere arrivato vicino forse qualche volta, può essere, ma mai di. Mai, cioè, mai fatto così. E devi pensare che io tra l'altro ero un brutto vizio. Io entravo dove le mie pime non entravano. Senza perdere che ne so un chilo e mezzo in più. Ma quella volta la larghezza della pinna è questa, io entravo in tana dove le pinne si incastravano in entrata. Ma metti dentro, per cui prima di fare questa cosa è come infilare una chiave, no? Provi una volta, provi la seconda in giro di più, provi, è sempre andata e ritorno. Finché, tanto io ho preso pisci che erano imprendibili. C'erano certi che gli davano per le isole in giro per la Sicilia, avevano i nomi. Perché li conoscevano tutti, ma erano imprendibili perché erano lontane, dove devi entrare dentro anche 10-15 metri. E no, qualcuno non aveva la possibilità di girarti, cioè devi tornare indietro. Questo con le pile adesso, con le pile di carbonio, non lo fai perché ti cazzo, non hai indietro. Da questo l'hai imparato tutto a tentativi? No, no, cioè ho sempre fatto, prima di fare, per essere sicuro, prima di fare una cosa ho sempre fatto di tentativi. Il primo, il secondo, il terzo, cioè finché sapevo di rifare i movimenti in retro. Però cioè, ci vuole un po' di... ci vuole calma, soprattutto. Calma, non aver mai in acqua. La prima regola è non aver fretta, mai sforzare, perché un tuffo sforzato ti brucia può bruciarti anche i prossimi 20 tuffi, lo recuperi, quello che bruci di brutto, non lo, che ci arrivi lo spasmo, non lo recuperi. Allora è meglio fare le cose piano, però farle senza consumare, perché il pensiero stesso consuma ossigeno. Per cui se sei tranquillo il pensiero consuma poco ossigeno. Se riesci a fare certe cose in automatico, consumi ancora meno. Per cui devi conoscerti già. Sei da solo a confronto con te stesso e devi imparare a conoscere te stesso. Tu sei riconoscere un pescatore bravo da un pescatore non bravo? Subito. Quali sono le carte in regola di un pescatore? Allora, quando uno è preso il tuono, ha già sbagliato tutto. Seconda roba, da come si muove in acqua, perché parliamo di consumare ossigeno, allora se tu hai un modo di muoverti in acqua leggero, consumerai poco. Se vuoi farti prepotenza e spingere, consumi di brutto. Quindi questo è uno dei... Perciò vedi già uno come fa il capriola. Già sai. E come arriva sull'etale, no? Tu devi arrivare. Non devi, se tocchi qualcosa, è chiaro che fai rumore, il pesce non è solo. No? Perciò devi sfiorare, non fare rumore, cioè devi trovare posizioni anche. Per entrare in certe etale perché. Ma tu che sei stato sia il grande pescatore fuori dalle gare che anche in gara, qual è la differenza? Tante persone non riescono, magari sono dei grandi pescatori quando vanno a pescare un po' per conto proprio, allora, in gara invece là, è una ma là, perché là è subito l'emotività. Cioè, l'emotività, uno che è emotivo, specialmente in gara, di partenza già è, questo ce l'hanno tutti comunque, ma di partenza il cuore a 300. Poi sai, Maiola a me quegli anni là mi aveva insegnato a fare una respirazione yoga che si chiama il buco nel sole. E io questa respirazione la facevo prima delle partenze delle gare. Questa respirazione serve a ossigenare il tuo corpo. E non solo, ma rallenta i battiti del cuore. Per cui io buttavo in acqua in 30 metri, prendo tre volte il fiato e facevo il primo tuffo in 30 metri. Mentre gli altri prima di fare il primo tuffo, non so, passava 2-3 minuti. Io avevo già un pesce in barca, ti immagini gli altri attorno, a vista, io col pesce già in barca e questi non avevano anche fatto il primo tuffo.
Allora vai a colpi di agitazione. Ormai lasci tutto. Cosa pensi dei nuovi regolamenti sulle gare? Non so se beh certo che segui perché. Guarda, secondo me le gare più belle in assoluto erano quelle che si facevano con i pescatori locali, con le barchette. Come si fa? Sai, là comunque poteva andare a Spira, l'ho avuta mille volte io di andare la barca più lenta. Poi però sai, riusciva ad arrivare prima degli altri, su certe tane che conoscevano anche gli altri, solamente perché sapevo prendere le mire meglio degli altri. Cioè, GPS non esisteva, capisci? Per cui non è facile avere in testa le mire perfette. E poi la differenza è che, non so, uno li trovava, il pesce lo trovava il pomeriggio, prendeva le mire senza pensare che da quell'altro magari nasce il sole il giorno dopo, per cui quelle mire non le vedi più. Cioè, sono tante cattiverie che gli altri, cioè, io sono arrivato dopo degli altri, ma le ho capite subito. Cioè, ma con i regolamenti adesso che non so se prevedono, cioè, ci sono gli spostamenti, guarda, sei un po' limitato. Guarda, quella volta là se c'era il regolamento ti butti, credimi, forse era meglio. Quella volta c'era il problema che prima delle gare tutti comunque pescavano. Perciò tu oggi vedi il pesce, domani c'era tutto che aveva preso lui e quello che aveva preso quello. Non solo, ma c'era gente che si portava appresso delle squadre di subacquei amici e li mandava a pescare dove lui non avrebbe fatto la gara, capisci? Perciò poi tu pensi che una gara dove hanno fatto un occhio nero al povero Bacci, praticamente mi sono venuti vicino con un barchino, distanza sembrava delle donne perché avevano dei capelli in paglia, avevano delle bombe fatte non con i barattoli ma con le buste di nylon legate con lo spago in modo che quando esplode prende dappertutto, con la miccia in mano, la cicca in mano, essi dall'acqua perché dobbiamo lavorare, ti immagini? Io poi questi qua sono andato a cercarli a terra con un cubo di ferro, non li ho trovati. Bacci che si è lamentato invece, ne ha parlato con i poliziotti, i vigili urbani, e tra l'altro erano sul lungomare e tu sul lungomare sentivi i botti e vedi il colore dell'acqua. E lui ha detto, ma vedi quelli tiro le bombe. E questi qua hanno fatto un po' gli indiani, non si preoccupi. Dopo, è passato, non so, neanche mezz'ora, sono arrivati i quattro, lo hanno menato in mezzo alla sala, avuto un occhio così, guarda, incredibile. Non ti dico dove, ma... Che succede? Poi sai, le soddisfazioni, io ho avuto belle soddisfazioni. Arrivo in Spagna, più di una gara internazionale, gli altri andavano 5, 6 giorni, 7 giorni prima a guardare i campi gara. Noi arrivavamo uno o due giorni prima della gara, per cui tempo poco. E un paio di volte è successo che hanno cambiato i campi gara. Cioè, invece di fare da quel lato dell'isola, hanno cambiato organizzazione stupenda, con i militari, perché, con i gomoni, tutto organizzato con i camion militari, da un lato all'altro dell'isola, spostata la gara in un attimo. E io dall'altro lato non ho mai visto e mai pescato, mentre i francesi e gli spagnoli avevano fatto diverse gare anche dall'altro lato. Io senza conoscere niente, da solo, avevo strabattuto la Spagna, tutta la squadra spagnola, cioè i tre della Spagna da solo, battuti tutti e tre. Uguale è successo un paio di volte a Lucino, da solo, battere la squadra che è arrivata a seconda. Cioè, ho avuto mille volte questo genere di soddisfazione, che penso hanno avuto pochi.